150.000 like, mi tatuo un polaretto sulla chiappa destra. Hashtag a caso su Instagram. E ho paura di quello che potrà accadere oggi. Come funziona questa serie? Sulla mia ultima foto, bella foto, sexy soprattutto, ho scritto di scrivermi hashtag a caso, ad esempio brasileira. Avete fatto bene a consigliarmi questo hashtag. E oggi vedremo cosa ci capiterà, perché ce ne saranno molti anche strani. Anche perché avete lasciato più di 1000 commenti. E vi invito a scrivere il vostro commento, il vostro hashtag qua sotto per un prossimo episodio. Ecco, io partirei con un viva Rocco Siffredi. Ed esiste un post. E salutiamo questa bella donzella che a quanto pare è un amante di cose grandi. Quindi direi viva Rocco Siffredi, lei è già pronta. Bene così. Questo mi piace, British. Quanto cazzo sono British, bitch. Ovviamente se scriviamo British appare un video di che cosa cacchio sto... Oh! Questo mi fa schifo, è orribile! Ok, quindi adesso? Finito così. Non voglio più essere British. Anzi sì, improvvisamente voglio di nuovo essere British. Prossima! Polpacci pelosi. Vediamo se c'è qualcuno che utilizza veramente questo hashtag. E purtroppo si porca miseria. Hashtag azzeccatissimo, eh. La descrizione di questa foto è: beati coloro che per indossare una gonna a pieghe non devono spendere 30 euro dall'estetista. Prossima! Viva gli insetti! No, no. Perché appaiono tette, bocce? Se scrivo viva gli insetti, appaiono donne in costume. Perché? Non mi appare un insetto! Tette. Diventare genitori significa che toccherà a te togliere l'insetto dalla stanza. E io non so se sarò mai pronta a quel tipo di responsabilità. Questo hashtag a caso si sta rivelando interessante, anche perché adesso sono cani. Nicco Scarpa ci dà degli hashtag come 2000 e minorenni. Ecco, lei è una 2000 e lui è contento. Fino all'anno scorso era così, manette per le 2000. Winnie the Pooh coreano. Bully! Mia povera ragazza, che problema hai agli occhi? Oh mio Dio, sei un manga. Se cerchiamo minorenni invece, cerchiamo minorenni e appare questo. Polizia. Io non ho fatto nulla, ho fatto tutto Instagram, eh. Perché appaiono i The Show? Baby, come on, sus. Yeah. Dio. Andare a maggiorenni, andare a minorenni. It's been a long day. Ma perché la gente fa ste cose? No ragazzi, non ve lo posso far vedere, ma chiudete queste pagine. È possibile che ci sono delle pagine del genere su Instagram? A proposito di minorenni, tu a 6 anni, Don Paolo, Don Francesco e Don Michele. Che cattiveria, non si dice. Io quando faccio indovina se è minorenne o maggiorenne. Mi piace. 14 anni. Ah! Quando scopri che le 2004 hanno 13 anni. Ma perché? Ecco, loro sono andati al 2004. Appaio ancora io, benissimo. Quando mette bise vedono le fan tredicenni. Cavoli loro, eh. Quando lei ti chiede se è un problema se ha solo 14 anni. Sì, lo è. E finiamo con far finire la fame del mondo, far finire la povertà, minorenni a go-go, mano di Dexter. Tutto ciò è altamente sbagliato. Si scherza ovviamente. Passiamo a un hashtag più normale, tipo sandali con le calze. Noi ridiamo e scherziamo, ma i primi calzini della storia sono stati creati appositamente per stare con i sandali. I tedeschi hanno sempre avuto ragione. Sì, ma che schifo. La mia faccia quando vedo sandali con i calzini. Hashtag a caso, esisterà? 8900 post. Io voglio vederla in faccia la gente che scrive hashtag a caso. Eccola, la faccia di chi scrive hashtag a caso. Non sto vedendo la faccia in questo momento. Polaretti. Ti esiste? I tatuaggi dei polaretti. 150.000 like, mi tatuo un polaretto sulla chiappa destra. Questo polaretto qua mi tatuerò. Pinguino goloso. Oh, you touch my ta-la-la. My ding ding dong. Sono curioso di vedere questo hashtag. Bene ma malissimo. Direi che va bene ma malissimo. Mister Labbra Sexy. No raga, se esiste Mister Labbra Sexy, grazie a voi tre, chiunque voi siate. Cazzo ce ne fotte della neve. Potrebbe essere un hashtag interessante. Una donna che si sala le tette.
se ne scoprono di cose interessanti. Vediamo anche le battute di Maisho. E qua ho paura. Qual è il panettone più triste? Maina, perché? Perché Maina gioia. Voglio di spararmi in bocca. I poliziotti quando hanno sete bevono le sbirre. È possibile impeccarsi con un elastico? Mi sa di no. La tuta di Batman, la battuta. Dexter, sai perché quando il cielo è nuvoloso si deve contare solo fino a 7? No, perché? Perché altrimenti piove a dir 8. Andiamo avanti. Hashtag Vizcarrotto. Lascia like se riconosci questa leggenda. Ehi, ti va una chef solo io e te? Ma che cazzo? Vizcarrondo uomo sexy dell'anno, eh? Le vere leggende del calcio. Papu e Petagna, Moscardelli, Padoin e Vizcarrondo. Messi e Ronaldo, pff, Nagatomo e Vizcarrondo. Prossima. Terza gamba. Gente che si fotografa il pene. Quando ti sale il durello in pubblico devi provare a nasconderlo, ma no. Quanti anni hai? 16 per gamba. Quindi 32? No, 48. Non faceva ridere. C'è gente che continua a fotografarsi il pene, ok. E un uomo fierissimo a culo nudo. Quando la ragazza si accorgerà che 22 non indica il suo numero di vaia, sarà troppo tardi. Yeah. Sono bollente. Minchia, bollentissimo. Viva l'infradito. Cioè, veramente c'è gente che ha messo viva l'infradito. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non so se fa più schifo questo o questo. Tocaxo. Esiste un panda cazzo. Perché usate questi hashtag? E finiamo con un hashtag chiamato pisellone. Appare su Real Power. Appare su Real Power in tutte le foto. Che abbia qualcosa da nasconderci? Surri? Questa è proprio una torta del cazzo, fa veramente schifo. Ma che se scriviamo pisellone ci sono anche le magliette di me contro te. Io posso capire una foto come questa, ok? Che metti l'hashtag pisellone. Posso capire una foto come questa che metti l'hashtag pisellone. Ma che cazzo. Date voi una descrizione a questa foto. Io me ne posso anche andare. Dopo di questa ne ho viste tutte. Queste sono delle vere foto artistiche alla cazzo di cane. Iscrivetevi al canale. Ditemi perché su Real Power esce l'hashtag pisellone. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Per questo format vi sia piaciuto, 37.000 mi piace. Prossimo episodio. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente. Sono preoccupato per Surri. Surri non dormirai mai più in stanza con me.